Riprendiamo il commento alla partita con mister Nicola Retis. Insomma, come abbiamo già commentato con Paolo, estenuante fino all'ultimo secondo, combattutissima e da un peso pazzesco questi tre punti nelle ultime partite. Perdere tre punti stasera sarebbe stato... avrebbe voluto dire andare a giocare la partita col Bassano settimana prossima un po' più con la tensione e la pressione di dover fare ovviamente i tre punti, quindi sono tre punti importanti che comunque ci volevano e ci mantengono comunque ancora in testa la classifica. Certo è che adesso abbiamo altre due partite, sabato andremo a affrontare qui in casa il Bassano che in andata ci ha dato 5-5, ci ha fatto 5 gol e dobbiamo, insomma, è la partita decisiva probabilmente per arrivare a disputare l'ultima magari con tre punti di vantaggio, quindi sì, non è facile, sarà difficile, dobbiamo affrontare sicuramente la partita in maniera diversa da quella che abbiamo affrontato oggi. Il Montecchio è stata comunque una squadra che ha saputo mettere in difficoltà. Esatto, ci ha messo in difficoltà come ha fatto anche con altre squadre di alta classifica. È una squadra che oggi, soprattutto quando abbiamo concesso, è stata pericolosa. Noi, appunto, ripeto, non possiamo permetterci di sbagliare, dobbiamo essere più cinici, più cattivi, un atteggiamento diverso. Ripeto, è andata bene, abbiamo provato a calzare punti, però ecco, dobbiamo girare in maniera diversa la settimana prossima. Sì, anche perché avevo già visto verso la fine del primo tempo che ti eri un pochino riscaldato su alcune azioni, che non penso che i giocatori non vogliano seguire le indicazioni del mister, ma anche la difficoltà messa in, cioè questo possesso stratosferico da parte del Montecchio, forse vi ha messo un po' in difficoltà, non ve le aspettavate probabilmente. E in più la partita molto fisica. Sì, Montecchio è una squadra che ha mantenuto bene il possesso palla e forse noi non ci ha dato quella fiducia per far lo stesso. Ci ha messo forse un po' in difficoltà il fatto che nelle ripartenze eravamo poco precisi, abbiamo sbagliato tantissimi passaggi e poi ovviamente andavamo a regalare i contropiedi, quindi soprattutto con la mancanza anche di Rigo, che oggi fatalità questa mattina si è svegliato, non stava bene, e ancora di Andrea Zanini, insomma la panchina si era accorciata. È stato bravo Paolo Stivanello che è stato messo nella mischia e mi ha dato quella garanzia e si è comportato benissimo. Quindi forse siamo andati un po' in difficoltà sul possesso palla e ci ha mandato un po' in tilt, però vabbè, in qualche modo siamo riusciti a tirarla fuori e a risolverla e va bene così. Adesso c'è una settimana e dopo di nuovo Roller Bassano. Spero che lo affrontiate con una decisione, con una forza, una determinazione che serve anche per il pubblico che viene molto numeroso a vedere. Sì, lo spero anch'io, questo però sta ai ragazzi, sono loro che entrano in campo, io la grinta cerco di mettercela, cerco di prepararli al meglio per quello che posso, e poi però in campo deve sparire la paura e deve iniziare a esserci un po' più di concretezza, quella manca tantissimo, bisogna lavorare, ma devono essere loro a mettercela, quindi ecco. Bene, grazie Nicola, grazie, ti ringrazio, in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie. Ciao, arrivederci. Salve.